Sui migranti la Corte europea dà ragione all'Italia e respinge i ricorsi di Slovacchia e Ungheria contro la ricollocazione dei migranti. Devono dunque continuare i ricollocamenti da Italia a Grecia dei richiedenti asilo. Immediata la protesta di Budapest, ma ora per chi non adempie potrebbe scattare anche la procedura di infrazione. Per parlare di migranti e fermare le partenze dalla Libia, il ministro Minniti ha incontrato il generale Haftar, l'uomo forte della Cirenaica. Un faccia a faccia avvenuto lunedì a Bengasi e rimasto segreto fino a ieri. È la prima volta che un esponente del nostro governo incontra il rivale del governo di unità nazionale di Sarraj, con il quale l'Italia ha concordato la missione navale nelle acque di Tripoli. Si trasforma in un incubo il sogno americano, proteste e primi ricorsi dopo lo stop di Trump al programma voluto da Barack Obama per tutelare i giovani arrivati negli Stati Uniti da bambini con genitori entrati illegalmente. Si tratta di circa 800.000 persone. I procuratori generali di diversi stati hanno già fatto scattare un'offensiva giudiziaria. A due mesi dalle regionali in Sicilia, il centro-sinistra resta diviso. Fabrizio Micari, il candidato PD proposto da Leoluca Orlando e sostenuto anche dai centristi di Alfano e dal governatore uscente Crocetta, non va bene agli ex PD. Il coordinatore di Articolo 1, Roberto Speranza, chiede le primarie, la cancellazione dell'alleanza tra PD e Alfano e rilancia la candidatura di Fava. Allarme a Mortara, in provincia di Pavia, un incendio è divampato in un deposito di rifiuti speciali, sta bruciando di tutto, comprese gomma e plastica, e c'è il rischio che si sviluppi diossina. È il preoccupato avvertimento della prefettura. Ne parleremo tra poco in TG Cronache. Dai Caraibi avanza verso gli Stati Uniti l'uragano Irma di categoria 5, la più forte, con venti a 300 km orari. Insomma, potenzialmente catastrofico. È anche più potente di Harvey, che ha spazzato il Texas con le sue inondazioni record e ha ucciso 60 persone. Sulla costa Irma potrebbe sollevare onde alte 6 metri. Alle isole Keys e a Miami sono già scattati gli ordini di evacuazione. Faticoso successo per l'Italia al calcio contro Israele nelle qualificazioni ai mondiali dell'anno prossimo, una vittoria che porta la firma di Immobile, autore dell'unica rete azzurra. Per la squadra di Ventura, fischiata dal pubblico di Reggio Emilia, basterà ora un pareggio nelle prossime due partite per avere la certezza matematica dei play-off, ma c'è preoccupazione per la squadra che non sembra girare a dovere. Buongiorno, benvenuti al TG della 7. Dunque, cominciamo dall'importante sentenza della Corte di Giustizia europea che respinge i ricorsi presentati dalla Slovacchia e dall'Ungheria in merito ai ricollocamenti, che dunque hanno il via libera di Bruxelles, vittoria dell'Italia e della Grecia, appunto, che a questo punto, dice la sentenza, potranno affrontare meglio la crisi migratoria del 2015. Durissima è stata la risposta, la reazione dell'Ungheria, che giudica questa sentenza inaccettabile, è stato detto addirittura oltraggiosa, un problema per la sicurezza dell'Europa, mentre invece la Slovacchia è più morbida, dice di accettare quanto deciso, anche se rimane ferma sulle proprie posizioni. I giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno bocciato i ricorsi che erano stati presentati da Ungheria e Slovacchia contrari alla ricollocazione obbligatoria decisa dal Consiglio Europeo nel settembre del 2015 dei richiedenti asilo provenienti da Italia e Grecia. Il ricorso era sostenuto non solo dall'Ungheria e dalla Slovacchia che l'avevano presentato, ma anche dalla Repubblica Ceca, dalla Romania e dalla Polonia. Il cosiddetto gruppo di Visegrad, l'alleanza cioè dei paesi dell'Europa nord-orientale, si era opposto, sostenendo che il Consiglio non avrebbe avuto i poteri per imporre l'accoglienza dei profughi, una tesi che si era basata non soltanto su ragioni procedurali e giuridiche, ma anche e soprattutto politiche. I giudici hanno invece respinto il ricorso con due motivazioni. La prima è politica. Il meccanismo contribuisce effettivamente, di modo proporzionato, scrivono, a far sì che la Grecia e l'Italia possano far fronte alle conseguenze della crisi migratoria del 2015. La seconda è tecnica. La procedura giuridica finora adottata è quella giusta perché, scrive la Corte, il Consiglio europeo non era tenuto ad adottare la decisione all'unanimità.
Il verdetto naturalmente è stato duramente criticato dalle autorità ungheresi che lo hanno definito oltraggioso ed irresponsabile perché, sostiene Budapest, metterebbe a rischio la sicurezza dell'Europa. Numerose le reazioni positive alla sentenza della Corte. Per il commissario europeo Avramopoulos, la Corte di Giustizia ha confermato la validità dello schema dei ricollocamenti. È tempo di lavorare nell'unità e attuare in pieno la solidarietà. Solidarietà è il commento del Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che non è a senso unico. Ora è l'esortazione di Tajani, bisogna andare avanti con i ricollocamenti e con le procedure di infrazione. Intanto il programma di ricollocazione dei richiedenti asilo dall'Italia va avanti, ma molto più lentamente del previsto. Al 28 agosto, fa sapere il Ministero dell'Interno, i migranti effettivamente ricollocati sono 8.220, di cui 7.457 adulti, 743 minori e 20 minori stranieri non accompagnati. E il commissario europeo per le migrazioni Avramopoulos poco fa ha insistito nel dire che se il gruppo di Visegrad non dovesse fare quello che gli è stato detto, ovvero procedere con le ricollocazioni, verrà attivata la procedura di infrazione e i paesi saranno conferiti alla Corte di Giustizia europea. Ed è questo il quadro in cui si muove il nostro governo, il nostro esecutivo, sia sul piano della politica estera che sul piano della politica interna, con il ministro Minniti che moltiplica le iniziative per cercare di frenare gli sbarchi sulle nostre coste meridionali. E nei giorni scorsi Minniti ha incontrato, la notizia si è saputa solamente oggi, il generale Haftar, l'uomo forte della Tripolitania, un fatto importante. Una vigorosa stretta di mano che può valere moltissimo. Da una parte l'uomo forte della Cirenaica, l'ex ufficiale di Gheddafi, il generale Haftar. Dall'altra l'uomo forte del nostro governo, il ministro dell'interno Marco Minniti. Un incontro senza precedenti, rimasto segreto fino a quando sulla pagina Facebook del comando generale delle forze armate libiche non è stata postata proprio questa foto. Neppure i suoi uomini più fedeli al Viminale ne sapevano nulla. Minniti ha seguito la pista dei suoi rapporti diretti per arrivare fin lì, a Bengasi, nella tana del generale di cui la comunità internazionale non riconosce l'autorità. La riunione è avvenuta il 28 agosto a Bengasi, nel quartiere generale di Haftar, rivale di quel governo di unità nazionale di Sarraj con il quale l'Italia aveva concordato la missione navale nelle acque di Tripoli e che aveva provocato la dura reazione dello stesso generale. Ma oggi tira tutta un'altra aria, incontro fondamentale per diversi motivi. E non solo perché l'Italia potrebbe scavalcare la Francia in un fondamentale ruolo di mediazione. In ballo ci sono centinaia di milioni di euro, se non miliardi, per risolvere all'origine, lì, in Libia, l'emergenza migranti, che già da settimane registra un netto calo degli sbarchi dopo il cambio di rotta dello stesso governo italiano e i patti già stretti con la Libia. Di flussi e confini libici hanno parlato per ore Haftar e Minniti, che nelle scorse settimane aveva già incontrato i sindaci e i capi tribù della zona desertica a sud di Tripoli e Bengasi. Ma questo incontro ha tutto un altro sapore, anche perché ormai l'ex altissimo ufficiale di Gheddafi controlla il 70% del territorio libico e molto può fare per bloccare quel redditizio mercato di uomini in partenza per l'Europa. Una strategia su più fronti, quella che sta adottando l'Italia. La stessa mattina del 28 agosto Minniti era infatti al Viminale con i suoi colleghi di Mali, Chad, Niger e Libia, poi il volo per Bengasi, top secret. Mentre in Italia divampava l'emergenza dell'incendio sul Monte Morrone, che poi il ministro ha effettivamente coordinato rispondendo con SMS. Evidentemente una priorità quella di incontrare Haftar, che tra l'altro gode dell'appoggio di quel paese, l'Egitto, con il quale l'Italia, pur ricordando che il caso Regeni è una ferita ancora aperta, ha due giorni fa rinnovato il patto di amicizia. Il tema dei migranti è stato sin dai tempi della campagna elettorale anche al centro della politica di Donald Trump, che poi una volta insediato alla Casa Bianca ha mantenuto i suoi programmi, compresa la revoca del piano di Barack Obama sui cosiddetti Dreamers, ovvero i figli di quei migranti che sono entrati nel paese in modo illegale. Si tratta di ben 800.000 persone. Adesso è partita una offensiva giudiziaria contro questo provvedimento di Trump da parte di procuratori importanti come quelli di New York e Washington, e ci sono anche molte proteste in corso nel paese.
Non poteva che finire così, con centinaia di persone in piazza da Los Angeles a Miami, da New York a Washington, per protestare contro la decisione presa ieri dal presidente Trump di abolire il programma di tutela per i Dreamers, il DACA. Programma iniziato nel 2012 da Barack Obama, sorta di gigantesca sanatoria per quegli 800.000 migranti circa arrivati negli Stati Uniti da bambini, al seguito di genitori entrati clandestinamente e di conseguenza clandestini loro stessi. Inseguendo un sogno, il sogno americano, ecco perché Dreamers, un sogno che non era loro, ma che poi lo è diventato. Perché questi bambini nel frattempo sono cresciuti, nella stragrande maggioranza dei casi non hanno mantenuto alcun legame con il loro paese d'origine, spesso non ci sono mai stati, a volte non ne conoscono nemmeno la lingua. Non conosco altro paese che questo, non so nemmeno che cosa sia la Colombia, non ci sono mai andati. Ora, se la decisione di Trump dovesse essere messa davvero in atto, dal prossimo 5 di marzo questi giovani verrebbero espulsi, riportati a casa loro, come dice il presidente, che tenta così di mostrare come riesca a mantenere le sue promesse elettorali. Eppure è evidente che lui per primo, forse anche a causa del numero incredibile di critiche che gli sono piovute addosso, cerchi una scappatoia. Dopo aver dichiarato che ama i Dreamers e che è ben consapevole che fra di loro ci siano persone eccezionali, ha passato il cerino nelle mani del Congresso. Saranno infatti i senatori entro 6 mesi a dover scrivere le nuove norme, trovando quindi una soluzione. A conferma che si tratta di una questione tutta politica e non certo legale, come sostiene Trump e come infatti gli ha rinfacciato con un lungo post su Facebook lo stesso Barack Obama. Obama, che fino ad oggi si era tenuto ben lontano dal dibattito, ma che non ha potuto fare a meno di definire la decisione del presidente sbagliata, autolesionista, crudele. Passiamo ora a parlare della politica strettamente italiana. Il Parlamento, lo sappiamo, è al lavoro per la legge elettorale in vista delle prossime elezioni politiche del 2018, ma ancora prima ci sono le elezioni in Sicilia. Tanti sono gli equilibri e sul fronte del centro-sinistra si gioca tutto sulle alleanze. La soluzione al rebus siciliano per Roberto Speranza passa dalla cancellazione dell'alleanza tra PD ed Alfano e dalla convocazione delle primarie del centro-sinistra. Se si torna ad una coalizione naturale senza pezzi di destra non avremmo alcun problema, scrive questa mattina il leader di Articolo 1 su Facebook. Una proposta che però difficilmente potrà essere accolta. Complicato torna indietro il Partito Democratico che dopo un infinito tira e molla ha scelto il nome di Fabrizio Micari. Rettore dell'Università di Palermo, proposto da Luca Orlando, accettato anche dai centristi di Alfano e dal governatore uscente Crocetta, che ieri si è ufficialmente ritirato dalla corsa. Posso battere la vecchia destra e i grillini improvvisatori, dice Micari, che ringrazia Crocetta per il passo indietro e spera ancora di riprendere il dialogo con Articolo 1 e Sinistra Italiana. Disponibile a vedere Micari, ma nella coalizione con Crocetta e Alfano io non ci sto, la risposta di Claudio Fava, candidato della sinistra. Sul dialogo tra i due sperava Giuliano Pisapia di Campo Progressista, che si dice deluso dal PD per l'alleanza con Alfano, ma anche da Articolo 1 e Sinistra Italiana per i troppi veti. La posizione intransigente di MDP mette a rischio tutto, l'avvertimento di Pisapia, che sembra mandare in soffitta quel progetto di alleanza di tutta la sinistra in vista del voto politico dell'anno prossimo. Pisapia ieri ha incontrato Speranza. La prossima settimana ci sarà un nuovo confronto con i vertici di MDP per verificare, come ha detto l'ex sindaco di Milano, se il progetto originario di centrosinistra vincente è ancora possibile. Se Pisapia per centrosinistra intende anche Alfano, Castiglione e compagnia, c'è qualche problema, ma non con me, ma con la nostra gente. Sbatte la porta, Pierluigi Bersani. E per quanto riguarda l'economia, l'impegno del governo è sicuramente tutto centrato sulla manovra economica di autunno, anche alla luce dei dati moderatamente positivi che sono arrivati in merito alla crescita del nostro paese, che è costante e diffusa un po' a tutti i settori. Anche per quanto riguarda l'occupazione ci sono dei dati un po' incoraggianti. La disoccupazione, lo sappiamo, in Italia è una vera e propria piaga, in primis al sud, il governo prova a cavalcare questa spinta con nuovi provvedimenti.
300.000 nuovi posti di lavoro nel 2018 e riduzione del cuneo fiscale dal 2021 per i contratti a tutele crescenti. Sono questi gli obiettivi del governo anticipati ai sindacati dal ministro Poletti e fanno parte del pacchetto di misure per i giovani, sgravi per i prossimi 3 anni con contributi previdenziali dimezzati e l'introduzione di una clausola che tuteli i lavoratori più maturi per evitare l'effetto sostituzione. Inoltre sono stati annunciati 1,2 miliardi per rifinanziare garanzie giovani per la formazione degli under 29. Intanto però il sentiero stretto tracciato dal ministro Piercarlo Padoan diventa ogni giorno più affollato di richieste in vista della legge di bilancio, l'ultima prima del voto. I numeri positivi sul PIL, che potrebbe attestarsi a un più 1,5%, confermato oggi dal capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia, meglio dell'1,1 previsto dal governo lo scorso aprile, spingono il Partito Democratico verso la richiesta di una riduzione dell'IRPEF, misura promessa nel 2015 dall'allora premier Renzi nel suo cronoprogramma proprio per l'anno prossimo. Il segretario del PD continua a rivendicare la paternità di questi numeri positivi, attribuendoli alle riforme fatte dal suo governo, a cominciare dal Jobs Act, e non rinuncerà a fare la voce grossa sulla legge di bilancio. Fa gola per una manovra espansiva il tesoretto previsto di 2,53 miliardi, anche se Bruxelles fa sapere che non potrà essere usato per ridurla. Manovra che dovrebbe essere complessivamente di 12-15 miliardi, sempre che gli appetiti dei partiti, appunto in vista del voto, vengano fermati. Ma i governi di questi tempi si devono anche confrontare con il terrorismo. Il Ministero dell'Interno spagnolo ha annunciato questa mattina che è stata smantellata una cellula di presunti jihadisti che stava preparando un attacco su larga scala. In tutto ci sono stati 6 arresti, 5 sono avvenuti a Melilla, città autonoma spagnola sulla costa orientale del Marocco. Le autorità di quel paese hanno collaborato alla riuscita dell'operazione antiterrorismo. Il leader della cellula, residente proprio a Melilla, approfittava del suo lavoro di educatore in un centro per minori per indirizzare alla radicalizzazione i giovani più vulnerabili. E poi naturalmente c'è sempre in primissimo piano la Corea del Nord, sembra essere sempre più Vladimir Putin il mediatore per la soluzione di una crisi, quella coreana, che ha dei risvolti potenzialmente spaventosi. Il presidente russo sostiene che l'unica possibilità è trovare una soluzione politica e diplomatica, perché Kim Jong-un, come ha dimostrato, è in possesso della arma nucleare e l'ultimo test a cui abbiamo assistito aveva la potenza di 10 volte quello di Hiroshima. Un invito a non mettere ulteriormente a rischio la sicurezza della Cina e del mondo. Pechino chiede di bloccare lo schieramento del sistema antimissile americano THAAD nel sito di Senju, 300 km a sud di Seul, dove la Corea del Sud sta mettendo a punto le sue difese per un possibile attacco di Pyongyang. Altre 4 batterie saranno appunto trasportate in nottata dai militari americani. È la Cina dunque, tramite il suo ministro degli esteri, a chiedere un gesto distensivo per non inasprire le tensioni sia a Trump sia al presidente sudcoreano Moon Jae-in, che oggi al forum economico di Vladivostok ha incontrato Vladimir Putin, con quest'ultimo che insiste per l'unica strada possibile, quella diplomatica. Secondo quanto riferito questa mattina da una fonte autorevolissima come il ministro degli esteri di Mosca Sergei Lavrov, la delegazione russa e quella nordcoreana potrebbero incontrarsi nelle prossime ore, sempre qui al forum dove Pyongyang ha inviato il suo ministro degli esteri. Manovre di guerra e manovre diplomatiche, quindi, con la paura che Kim Jong-un si prepari ad un nuovo imminente test missilistico, in attesa che l'ONU si riunisca la prossima settimana per discutere di sanzioni chieste dagli Stati Uniti. Misure considerate inefficienti e inefficaci dal presidente russo Putin, che mette in guardia sul rischio di un conflitto che porterebbe, dice, ad una catastrofe globale. È molto difficile fare progressi senza il ricorso a strumenti politici e diplomatici, ha detto Putin dopo l'incontro con Moon, facendo riferimento alla roadmap russo-cinese. Chiediamo a tutte le parti interessate, ha detto, di dargli uno sguardo. Non parteciperemo allo strangolamento di un paese, ha aggiunto. Ma se per Mosca le sanzioni non portano a nulla, Washington invece le vuole, soprattutto quelle petrolifere. Stiamo continuando a spingere per una penisola coreana più sicura e denuclearizzata, ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders, ricordando la posizione oramai stranota di Trump: tutte le opzioni sono sul tavolo.
preoccupato il segretario generale dell'ONU. Le guerre non cominciano con decisioni prese dalle diverse parti per andare in guerra, dice Guterres, ma si sviluppano passo dopo passo. Gli investigatori delle Nazioni Unite sui crimini di guerra hanno annunciato di avere prove delle responsabilità delle forze del governo siriano nell'attacco chimico che il 4 aprile causò 87 morti nel villaggio di Khan Sheikhoun. In seguito all'attacco, tre giorni dopo, Trump ordinò un bombardamento sulla base siriana dalla quale si riteneva fossero partiti i raid anche con bombe chimiche. Nello stesso rapporto si criticano gli Stati Uniti per non avere preso tutte le precauzioni necessarie per proteggere i civili nel raid contro una moschea di Aleppo lo scorso marzo. Ma Donald Trump in queste ore si sta confrontando anche con una potenziale catastrofe naturale, l'uragano Irma. Poco fa ha twittato, ha detto: stiamo monitorando l'uragano, sembra essere il maggiore mai registrato nell'Atlantico, uno dei più devastanti che sta attraversando adesso i Caraibi, si dirige verso la Florida dove sono in corso le evacuazioni, è stato dichiarato lo stato di emergenza. È il più forte degli ultimi 10 anni e secondo gli addetti ai lavori Irma, questo è il nome dato all'uragano che in queste ore sta arrivando sui Caraibi con una velocità di 300 km orari, di dolce non ha nulla, anzi ha una potenza distruttiva più alta di Harvey, l'uragano che solo 2 settimane fa ha messo in ginocchio il Texas e la Louisiana facendo 60 morti, 1 milione di sfollati e oltre 180 miliardi di dollari di danni. È di categoria 5, la più alta della classifica, e agli addetti ai lavori ricorda molto Katrina, l'altro uragano che nel 2005 distrusse New Orleans. La minaccia che spaventa di più, oltre alla velocità dei venti, che come dicevamo viaggiano a circa 300 km orari, sono le piogge torrenziali, le alluvioni e l'innalzamento del livello del mare sulle coste delle isole caraibiche. Irma, che si sta rafforzando nell'Oceano Atlantico, fa paura in tutta quell'area che va dalla Repubblica Dominicana a Cuba, alle Antille, fino alla Florida, Porto Rico e le Isole Vergini. Insomma, l'allarme è altissimo, tanto che il presidente Trump ha già dichiarato lo stato di emergenza per questi stati americani. Ordini di evacuazione riguardano città come Miami, ma anche le isole Keys, mete molto frequentate dai turisti. Secondo il Centro Nazionale Uragani Americano, in alcuni punti del territorio Irma potrebbe provocare sulla costa onde di 6 metri. Mobilitate la guardia costiera e le forze di soccorso. Intanto gli abitanti delle zone più a rischio già da ieri si sono preparati ad affrontare l'emergenza con file interminabili al supermercato e portare a casa scorte di acqua, di cibo, di farmaci e tutto ciò che serve per la sopravvivenza. Sono già in molti ad essersi barricati in casa con le finestre sprangate, chiusi gli uffici e le scuole, molti i voli aerei cancellati. A causa di Irma e per evitare l'uragano, anche il volo che sta portando Papa Francesco a Bogotà in Colombia per il suo 5º viaggio in Sud America ha cambiato rotta. Siamo arrivati alle notizie sportive, c'è la sofferta vittoria della nazionale di Ventura ieri in Israele, l'Italia ha battuto 1-0 appunto gli israeliani, adesso le manca solo un punto nelle ultime 2 sfide per accedere al playoff sulla strada dei mondiali russi del prossimo anno. Era difficile cancellare di colpo la batosta di Madrid e per quasi un'ora l'Italia ha faticato, ancora sotto shock per la lezione subita sabato scorso dalla Spagna. Dopo un primo tempo disastroso, il gol di Immobile ha scacciato la paura e spento i fischi del pubblico di Reggio Emilia, spazientito per la confusione e i limiti di un modulo, l'enigmatico 4-2-4, confermato dal CT Ventura anche di fronte al modesto Israele. Fino all'intervallo, azzurri senza gioco e privi di cattiveria agonistica. Poi il cambio obbligato Zappacosta per l'infortunato Conti ha paradossalmente svegliato la nostra nazionale. La maggiore rapidità di manovra, unita a qualche piccolo aggiustamento tattico, ci ha permesso di uscire dagli impacci, trovando una vittoria sofferta, ma utile a blindare il secondo posto del girone. Così però non si va lontano, nella pochezza generale ancora una bocciatura per Insigne e Verratti. Quest'ultimo salterà per squalifica la sfida casalinga di ottobre con la Macedonia. Nelle ultime 2 gare del girone, l'altra sarà con l'Albania di Panucci, all'Italia basterà un punto per andare allo spareggio mondiale, il minimo sindacale. Un primo tempo dove abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare, nel senso buono della cosa, nel senso che concettualmente eravamo tutti nelle posizioni giuste, ma nessuno osava pigliarsi
la responsabilità di leggere. Cioè è evidente che se c'è una densità assoluta davanti all'area di rigore, è evidente che deve andare per via esterna. L'obiettivo minimo è stato praticamente raggiunto. Ora si può iniziare a pensare ai play-off di novembre. A 180 minuti dalla fine dei gruppi eliminatori, le possibili avversarie dell'Italia sono la Svezia, l'Islanda, la Bosnia e il Montenegro. L'obiettivo è di evitare l'apocalisse paventata dal presidente federale Tavecchio nel caso di mancata qualificazione. Ma sulla strada verso Russia 2018, Ventura ha tanto da lavorare. Allora, c'è una reazione dei vescovi statunitensi alla decisione di Donald Trump di andare oltre quella che era stata la decisione di Barack Obama sul fornire diritti ai cosiddetti Dreamers, i figli dei migranti irregolari negli Stati Uniti. I vescovi dicono è una mossa riprovevole e straziante, che questa cosa di Obama mirava a proteggere i cosiddetti giovani sognatori appunto dall'espulsione. Per quanto riguarda De Vescovi, c'è anche un'altra notizia che è appena arrivata, quella della morte dell'arcivescovo emerito di Bologna Carlo Cafarra, che aveva 79 anni e aveva guidato l'arcidiocesi del capoluogo emiliano dal 1995. Il nostro telegiornale finisce qui, vi invito a restare sulla 7 perché c'è Caterina Bizzarri e il TG Cronache. Grazie per essere stati con noi anche oggi e a domani.